Ciao a tutti, primo video su questo canale dove parlerò di calcio, un po' di tutto in base a cosa riuscirò a seguire tra impegni e lavoro, però di più su due squadre, Roma e Napoli. E questo è il primo video, voglio partire con i pronostici di questa giornata che inizia oggi alle 3. E campionato che sembrava facile da decifrare, almeno dal punto di vista di chi puntare come vincente sicuro le varie giornate e chi no, e l'ultima giornata ha cambiato un po' le carte in tavola. E iniziamo. Allora, la prima partita oggi alle 15, Lecce-Napoli. Lecce-Napoli, il Napoli si è ripreso. Ha giocato bene, perché l'ultima partita ha giocato veramente bene, però il Lecce in casa è tosta. Secondo me, allora, se il Napoli gioca come ha giocato l'ultima partita, scusate un po' di raffreddore, se gioca come ha giocato l'ultima partita, vince. Vince e potrebbe vincere anche largamente, 3-0, 3-1. Quindi forse metterei un 2, sì, 2, non azzarderei l'over, perché appunto il Napoli l'ultima partita ha fatto bene, però quelle prima ha creato ma ha concretizzato poco. Seconda partita, Milan-Lazio. Milan-Lazio metterei gol. Secondo me leggermente avanti il Milan, anche per il fatto di giocare in casa, però non sarei così sicuro di mettere l'1. Forse 1x più gol a quel punto ci potrebbe stare. E poi Salernitana-Inter, ci sarà turnover e tutto, però la Salernitana, da quello che ho visto, è troppo indietro. Non capisco come mai, perché va bene, ti manca di A, che capiremo se tornerà, non tornerà, ce l'ho pure al fantacalcio, quindi deve tornare. Però togliere un giocatore, far crollare tutto, sì, non era una squadra da spettacolo in campo, quindi da dire giocavano benissimo, adesso no, giocavano, e poi c'era il bomber davanti, peraltro sempre al fantacalcio ce l'ho, infortunato anche Candreva, il giocatore più tecnico che hanno in squadra, quindi la vedo veramente difficile, anche se l'Inter dovesse giocare con le seconde linee, che poi le seconde linee dell'Inter sono seconde per modo di dire, tolto alcune. Poi, passando a quelle di domani, Bologna-Empoli, la prima, e Bologna-Empoli, l'Empoli è tornato, cioè ha trovato la prima vittoria. Però come per la Salernitana sarà un campionato difficile. Difficile perché fatico a trovare sia un gioco che uomini importanti. E adesso magari con Andreazzoli riuscirà a trovare una quadra. Però tolto Baldanzi, il livello tecnico mi sembra un po' basso. Cioè serve un serve un allenatore, vedremo se ce la farà Andreazzoli, che riesce a far girare la squadra con quello che ha. Perché anche lui miracoli non ne può fare. A Zanetti non è stato dato molto tempo, però vedremo chi avrà ragione. E quindi per me Bologna-Empoli è uno. E il Bologna che è davanti a uno dei miei pupilli, Zirkzee, che se migliora a livello realizzativo e di finalizzazione, secondo me diventa devastante, perché tecnicamente è veramente, veramente forte. Si capisce perché fosse nelle giovanili del Bayern. Poi c'è Udinese-Genoa. Udinese-Genoa, allora, appunto, io seguo la Roma, tifo Roma e Napoli, per quanto strano possa fare, poi spiegherò un giorno. E allora, la prestazione con la Roma, sì, devastante, ottima. Però l'avversario era anche la Roma, e la Roma di questo inizio campionato sta facendo pietà. E
sta facendo veramente pietà e abbiamo preso dei gol terrificanti. Il Genoa gioca bene, mi piace molto Girardino come allenatore, non pensavo, non lo seguivo in Serie B, ho visto le partite quest'anno. L'Udinese non segna, l'Udinese fatica a segnare, non segna neanche con le mani. E poi si permette il lusso di, adesso non so le formazioni di questa giornata, ma di tenere un Samardžić in panchina. Un Samardžić in panchina, quando segni così poco che il tuo giocatore secondo me è più forte, è un rischio. Infatti è entrato col Napoli, ha fatto tutto lui. E quindi l'unica cosa per cui direi magari Udinese o X è per un moto di orgoglio, ma è l'unica motivazione che vedo che possa spingere sull'Udinese. Quindi Udinese-Genoa, forse dovrebbe essere Udinese-Genoa, quindi metterei X2 per il moto d'orgoglio, però è veramente difficile. Poi c'è Atalanta-Juve. Atalanta-Juve, l'eterna lotta Gasperini-Allegri. L'Atalanta che spinge, quindi rischia, perché il gioco della Juve alla fine è... forse da un lato viene favorito da questo e da un lato viene messo in difficoltà. Però la Juve aspetta e difende bene, e quindi l'Atalanta rischia il contropiede. Anche qua mi affido al fattore campo, però forse metterei un 1-2, non pareggio. O un 1-2 o un over 2,5, perché secondo me da un lato c'è l'Atalanta che può fare 1-2 gol attaccando e mettendo in pressione la Juve, che quest'anno abbiamo visto che difende bene ma non è infallibile, e dall'altro lato potrebbe rischiare non un'imbarcata, nel senso che potrebbe rischiarla, ma perché magari prende 3 tiri, 3 contropiedi, l'Atalanta prende 3 gol, e quindi o 1-2 o over 2,5. E pare che qua c'è una luce terribile. Poi Roma-Frosinone è un tasto veramente dolente. Roma-Frosinone non lo so, perché quest'anno partiti malissimo, e c'è forse un momento che Mourinho prenda le sue colpe, non so se deve andare via o no, o se riesce a cambiare quello che sta facendo, ma forse anche per l'età che ha e per quanto ha vissuto il calcio è difficile che cambi la sua visione. Però con i giocatori che abbiamo non possiamo giocare così male. Puoi perdere, è tutto, ci sono episodi, c'è qualsiasi... la difesa sta facendo schifo, è anche vero che metà sono infortunati, quelli non infortunati sono nuovi, perché fino all'ultima partita erano Ndicka e Llorente ha giocato in prestito l'altro anno, è tornato ora, e Ndicka è nuovo. Però con l'infortunio di Llorente c'era solo Ndicka e Cristante, che mi aspettavo meglio da Cristante perché l'aveva già fatto centrale. Però come al solito siamo in difficoltà con gli infortuni, non per sfiga secondo me, perché è una cosa che si ripete e tanti giocatori li compriamo sapendolo già, come diceva Mourinho. Quindi Roma-Frosinone in casa, Roma-Frosinone in casa non è facile. Qua appunto proprio di cuore sull'orgoglio della Roma, e dico 1 più over 2,5, perché appunto torniamo su un discorso simile a quello di Atalanta-Juve con le debite proporzioni, che spingeremo tanto per orgoglio per portarla a casa, però rischieremo anche in contropiede, e non avendo giocatori veloci, tolto Spinazzola, ma che è veloce in offensiva, in difensiva lo vedo più di difficoltà. Quindi potrebbe essere un 1 più over 2,5, perché riusciamo a portarla a casa ma con difficoltà. Poi passiamo alle partite del lunedì. Ormai siamo abituati a vedere partite tutti i giorni. E la prima è Sassuolo-Monza. Sassuolo-Monza, un Sassuolo in fiducia perché battute in fila Juve e Inter con un Berardi in formissima. L'unica cosa è che il Sassuolo potrebbe peccare un po', nel senso che spesso fa queste prestazioni e poi si perde in un bicchiere d'acqua.
La cosa è che giocano in casa. Giocano in casa, ma sappiamo che il Sassuolo in casa non è che ha una spinta incredibile, non così tanto. E il Monza, secondo me, ha bisogno di vincere. E allora, tecnicamente le vedo abbastanza alla pari. Le vedo alla pari. E quindi, forse un X, anzi un gol. Sassuolo Monza secondo me potrebbe essere un gol. Poi Torino Verona, allora, trovo delle difficoltà a vedere Torino Verona, perché allora il Torino non gioca male, ma non mi fa impazzire come gioco. E il Verona era partito benissimo, per carità, anche loro contro la Roma, e quindi non è una cartina tornasole quest'anno, almeno fino adesso le partite con la Roma non sono una cartina tornasole, e quindi non lo so. Torino-Verona, il Verona secondo me tecnicamente è forte, il Torino anche, però forse è l'attacco del Verona che sta mancando, perché Gonge è forte ma non è un finalizzatore. Bonazzoli deve trovare la miglior forma, e non è mai stato un bomber da 20 gol, per carità, anche al Verona non è che cercano. Forse dai tempi di, vabbè, hanno avuto Toni, hanno avuto Pazzini, eccetera. Però gli manca qualcosa lì davanti, che il Torino ha ora che ha preso Zapata. Quindi secondo me Torino-Verona, in più in casa al Torino, secondo me un 1 ci può stare. Secondo me il Verona, il più forte tecnicamente, ce l'ha a centrocampo, che è Folorunsho, e secondo me lo fanno giocare troppo indietro, troppo difensivamente, perché l'altro anno al Bari faceva addirittura la punta ogni tanto. E almeno dietro le punte, secondo me, dovrebbe giocare. Poi vabbè, ce l'ho al Fanta, sono di parte. E poi l'ultima è Fiorentina-Cagliari. Fiorentina-Cagliari. Allora, il Cagliari è partito male. Male, e non me lo aspettavo. Il problema del Cagliari è che è veramente l'Uvumbo contro il mondo. Cioè, è abbastanza isolato là davanti, e quindi è difficile. È difficile. Per lui, col Milan ha segnato, se non sbaglio, due gol del Cagliari quest'anno li ha fatti tutti e due lui. E pensavo un'organizzazione migliore del Cagliari con Ranieri in panchina. Però è anche vero che non è che ha dei fenomeni in squadra. E quindi non lo so, perché la Fiorentina è forte, però la Fiorentina è una di quelle squadre di cui non mi fido mai. Potrebbe anche lei, un po' come il Sassuolo, fare il partitone. È più forte del Sassuolo, secondo me, però può fare il partitone e poi perdere delle partite banali. Quindi Fiorentina-Cagliari, però non credo che il Cagliari riesca a ribaltare la cosa ora, ma terrei lo spiraglio aperto. Quindi sarei un 1x per tutelare appunto i crolli casuali della Fiorentina. Non so le formazioni, ma italiano questa bellissima abitudine che amiamo noi fantallenatori, di ruotare sempre i giocatori, non sai mai chi gioca. E quindi con la Fiorentina mi aspetto sempre che possa succedere di tutto. Sono più propenso all'uno, ma metterei 1x per tutelare. Quindi questo era il primo video di questo canale, con i pronostici di questa giornata. Se avete voglia, iscrivetevi e fatemi sapere cosa ne pensate di questi pronostici. Scrivetevi i vostri se vi va, e così li confronteremo martedì passata la giornata. Tra l'altro, martedì finisce qua e si inizia con la Champions League, perché il periodo è questo, fino alla sosta si gioca sempre. Quindi grazie per averlo visto, e ciao a tutti al prossimo video.